Benvenuti a Terra Madre, continuano le nostre interviste ai maestri del gusto. Beh, io devo farti i complimenti perché tu sei una neo maestra del gusto, azienda agricola La Peracca, nocciole, coltivazione di nocciole in provincia di Torino. E una domanda che faccio a tutti i neo maestri: quali sono le tue aspettative su questo progetto? Buongiorno, grazie a tutti, grazie per la possibilità di essere qui. Aspettative, sicuramente sarà un'esperienza da cui, con cui potremo crescere. L'aspettativa sicuramente è quella di crescere a livello professionale, a livello di incontri sia con professionisti che con i consumatori dei nostri prodotti. Tu sei una giovane imprenditrice agricola, un po' se ci puoi riassumere un po' il tuo percorso, cosa ti ha portato a gestire un'azienda agricola, cosa ti ha portato a coltivare la nocciola, un po' un riassunto del tuo percorso. Ok, in azienda siamo in due, siamo io e mio fratello Francesco e ci occupiamo insieme, lo dico perché ci occupiamo insieme di questa attività. Lui si occupa prevalentemente della parte agricola in campo, per cui tutta la parte di coltivazione e di raccolta delle nocciole, e io mi occupo invece della trasformazione. Abbiamo la filiera completa sulla trasformazione della nocciola, nel senso che abbiamo un impianto di sgusciatura e poi abbiamo due laboratori di trasformazione in cui realizzo prodotti da forno, torte, biscotti, realizzo creme spalmabili, gelato a partire sempre dalle nostre nocciole e poi alcuni prodotti trasformati di cereali, quindi gallette e cereali da colazione. Cosa mi ha portato qui? Sicuramente una grande passione. Sicuramente una passione che arriva dalla nostra famiglia, nostro papà agronomo è stato bravo, ci ha trasmesso la passione per la terra e per il rapporto che possiamo instaurare con la terra. Quindi è partito tutto in questo modo, abbiamo imparato molte cose, stiamo facendo un cammino e continueremo ad imparare. Allora, benvenuta a Terra Madre e complimenti per essere entrata nella famiglia di Maestri del Gusto. Grazie mille.